Il grande omone peloso. C'era una volta un contadino chiamato Gosto che aveva acquistato un bel campo a poco prezzo. «Chissà come mai costa così poco», commentò la moglie di Gosto. «Sarà davvero un buon affare?» «Certo che sì», replicò Gosto. «È tutta terra fertile. E pensare che ora è mia, tutta mia!» «Mia, vorrei dire!» intervenne una voce. Gosto e sua moglie si voltarono e videro con stupore un omone peloso piantato a pochi metri da loro. Aveva gli occhi iniettati di sangue, il naso tondo e rosso come una barbabietola, due orecchie carnose e appuntite spuntavano da una massa di capelli irsuti come gli aculei di un porcospino e il volto era coperto da una barba arruffata come un cespuglio selvatico. Gli abiti sbrindellati, i pantaloni tenuti su con un pezzo di corda e due lunghissime braccia che terminavano in due pugni grossi come rape completavano l'insieme. «Fuori dalla mia terra!» strillò, ruotando le braccia come pale da mulino. «La tua terra?» domandò Gosto. «Sì, proprio quello che ho detto! La mia terra, che prima era dell'omone mio padre, prima ancora dell'omone mio nonno e che ora è solo mia!» «Ma tu stai scherzando», insisté Gosto. «Io ho pagato questa terra in contanti e ho firmato il contratto!» «Togliti dai piedi subito!» berciò l'omone. «Io ero qui prima di te!» E dalla rabbia cominciò a saltare. «Beh, ora ci sono io e sono il proprietario», dichiarò Gosto. Rimasero lì piantati a guardarsi in cagnesco e nessuno dei due voleva cedere. A un certo punto la moglie di Gosto disse: «Forse ho trovato una soluzione. Tu, Gosto, potresti seminare e il signor omone potrebbe raccogliere. E poi potreste dividere le messi.» «Per me va bene», disse l'omone. A Gosto non piaceva l'idea di fare quasi tutto il lavoro e di dover poi dar via metà del raccolto, ma sua moglie gli fece cenno di stare zitto. «Allora, signor omone, che metà vuoi del raccolto? Quella di sopra o quella di sotto?» «Come, come?» «Vuoi quella che cresce fuori dalla terra o quella che cresce sotto? O l'una o l'altra. Ma deciditi una buona volta.» «Oh, io voglio le cime!» chiocciò l'omone. «Voi tenetevi pure le radici.» «Affare fatto!» E si strinsero la mano. «Bene, bene», disse la moglie di Gosto mentre tornavano a casa. «Tu sai cosa devi fare ora, no? Devi piantare delle patate.» Così Gosto arò la terra e piantò le patate. S'archiò e stette a guardare come spuntavano le pianticelle verdi. Quando arrivò l'epoca del raccolto, l'omone si presentò per ricevere la sua parte. «Ecco», disse Gosto, «le cime sono tutte tue. Graziosissime piante di patate buone a... Beh, sono sicuro che tu troverai il modo di usarle.» «Imbroglione che non sei altro!» tuonò l'omone. «Truffatore! Miserabile! Non è giusto! Io... «Un patto è un patto, omone. Perciò prendi le tue cime di patata e lasciami in pace.» «Vedrai!» minacciò l'omone schiumante di rabbia. «La prossima volta ti farò vedere io!» «Cosa vuoi per il prossimo raccolto? Le cime o le radici?» chiese la moglie di Gosto. «Le radici, naturalmente! Tenetevele voi le cime!» sbottò e se ne andò. «Che faremo ora?» chiese Gosto. «Semineremo dell'orzo, caro, e l'omone potrà usare le radici come crede.» E così, dopo aver raccolto tutte le patate, Gosto seminò il campo a orzo, rivoltò la terra, la bagnò e con l'arrivo della primavera spuntarono i primi germogli verdi. Al tempo del raccolto, quando l'omone peloso venne puntuale a prendere la sua parte, il campo era un ondeggiante tappeto dorato. «Bene», disse Gosto, «io prenderò le cime e tu puoi raccogliere le radici.» L'omaccione strillò infuriato. «Mi hai imbrogliato di nuovo, brutto omiciattolo! Io... «Calma, calma», disse Gosto, «un patto è un patto.» «Va bene, compare Gosto, anche questa volta hai vinto, ma l'anno prossimo avremo entrambi le cime e le radici e seminerai del grano. Al tempo del raccolto entrambi lo mieteremo. Tu comincerai da una parte del campo e io dall'altra e terremo per noi quello che riusciremo a raccogliere.» Gosto
guardò le lunghe braccia dell'omone e capì subito che sarebbe stato molto più veloce di lui. Niente da fare, disse. O ci stai o ti dichiaro guerra all'ultimo sangue, ringhiò l'altro agitando minacciosamente le braccia pelose e battendo i piedoni. Ma che paura, rise Gosto. Ti prego, non lottiamo. Non vorrei far del male a un omone. Così serrarono il patto e l'omone se ne andò sghignazzando. Gosto raccontò tutto alla moglie. Ha delle braccia così forti. Può mietere 10 volte più in fretta di me. Questa volta ce l'ha proprio fatta. La moglie ci pensò un po', poi disse: supponi che da una parte del campo il grano cresca con gambi più duri. Allora la falce perderebbe subito la filatura, no? E lo mise al corrente del suo piano. Brava! Disse Gosto. Meno male che l'omone non ha una moglie furba come te. Gosto arò la terra e seminò il grano, poi lo curò mentre cresceva alto e dorato. Un po' prima del raccolto comprò dei sottili fili di ferro e durante la notte andò di soppiatto nella parte del campo riservata all'omone. Piantò i fili di ferro nel terreno fra le spighe di grano. Il giorno del raccolto, l'omone si presentò con 2 enormi falci, una per mano. Gosto cominciò a mietere a un'estremità del campo e l'omone dall'altra. Gosto mieteva con la sua unica falce con 2 colpi regolari e ondulanti e le spighe dorate cadevano ai suoi piedi. Ma l'omone tagliava, fendeva, sudava e bestemmiava e alla fine si fermò. Da questa parte del campo ci sono delle erbacce durissime, gridò. Da questa parte invece nessun problema, rispose Gosto. L'omone era così stupido che non si accorse dei bastoncini di ferro. Affilò le 2 falci e continuò a menar fendenti al grano. Poi si fermò di nuovo asciugandosi la fronte. Non ne posso più di tagliare erbacce, sbuffò. Davvero? Ma che buffo! Io sono fresco come una margheritina. L'omone provò di nuovo agitando le 2 falci in tutte le direzioni, ma ad ogni colpo le rovinava sempre di più. Alla fine le scaraventò per terra con rabbia. Te la puoi tenere, la tua stupida terra! Urlò. È più la fatica che il guadagno! Io! Scavalcò una siepe e si allontanò a grandi passi per la strada polverosa. Fu così che l'omone peloso non tornò mai più a importunare Gosto e sua moglie. Il gufo e la gattina. Il gufo e la gattina andarono per mare in una bella barca color verde pisello. Portarono del miele e un sacco di denaro e in una banconota avvolsero il fardello. Il gufo guardò il cielo stellato e cantò con la sua chitarrina. Oh cara gattina, amore mio adorato, che bella gattina sei tu, sei tu, sei tu, che bella gattina sei tu. La gattina disse al gufo: che uccello elegante, che canto dolce, che voce estasiante. Ti voglio sposare, non voglio aspettare, ma per l'anello come si può fare? Per un anno e un giorno navigarono lontano verso la terra dove cresce un albero strano. E lì in un bosco c'era un porcellino con un anello attaccato al nasino. Al nasino, al nasino, con un anello attaccato al nasino. Caro porcellino, mi vendi il tuo anello per un soldino? Il porcellino fece sì con la testina, così via se lo portarono, il giorno dopo si sposarono. Gli sposò un tacchino che stava lì sulla collina. Cenarono con carne tritata e fette di cotognata. Usarono posate tutto fare, mano nella mano, sulla riva del mare. Danzarono e la luna li stava a guardare. La luna, danzarono al chiaro di luna. Gobolino, il gatto del cavaliere. Gobolino
Stava tristemente seduto sul ciglio di una strada quando, clop, clop, sentì il rumore di un cavallo che si avvicinava. Infatti, dietro la curva, comparve un bel destriero montato da un cavaliere pallido e triste. Non appena il cavallo vide Gobbolino, fece uno scarto tale che quasi quasi disarcionò il cavaliere. «Buongiorno, gattino!» esclamò il cavaliere. «Cosa fai tutto solo sulla strada del re? Lo sai che sei proprio carino? Perché non salti sul mio cavallo e non vieni con me?» Mentre cavalcavano, gli rivelò la causa della sua tristezza. Raccontò che era innamorato della bella dama Alice, ma che anche il barone nero del castello vicino ne era innamorato. La dama Alice, però, non voleva sposare nessuno dei due. Così il padre l'aveva rinchiusa in un'alta torre da cui non sarebbe uscita finché non si fosse decisa a scegliere. I due rivali andavano ogni giorno a trovarla e le portavano dei bellissimi doni, poiché dama Alice aveva promesso di sposare quello fra i due che avesse indovinato quale regalo aveva portato l'altro pretendente. Ma ogni giorno il barone nero riusciva a indovinare qual era il regalo del cavaliere triste, e ogni giorno il cavaliere riusciva a indovinare qual era il regalo del barone nero. La torre si trovava nel folto del bosco, custodita a vista da un enorme drago. Il drago era vecchio e pigro, ma Gobbolino, che non ne aveva mai visto uno, fu terrorizzato quando vide le sue spire attorcigliate alla torre. Il cavaliere, tenendo Gobbolino in braccio, bussò imperiosamente. Il drago aprì pigramente un occhio, li guardò, ma non si mosse. Rosabella, la cameriera di dama Alice, si precipitò ad aprire la porta. «È sola, dama Alice?» domandò il cavaliere. «Sì, cavaliere, il barone è andato via mezz'ora fa e ha portato in dono delle bellissime palle d'avorio». Ora Gobbolino capiva come mai i due pretendenti indovinassero i regali. Il cavaliere e Gobbolino seguirono Rosabella su per le scale e giunsero in cima alla torre dove dama Alice, seduta accanto al suo fuso, guardava fuori dalla finestra, verso la foresta. «Oh, che grazioso gattino!» esclamò. «Ti prego, fallo venire da me!» Gobbolino saltò in grembo alla donna e si acciambellò facendo le fusa. «Rimani con me per sempre, caro piccolo gattino», sussurrò la dama. «Mi sento così sola, con l'unica compagnia della mia cameriera, di quello sciocco cavaliere, dello stupido barone e di quel pigro drago. Sei il regalo più bello che abbia mai ricevuto». Acciambellato ai piedi della dama, Gobbolino non era mai stato tanto felice. La mattina seguente, dama Alice si affacciò alla finestra ed esclamò: «Vedo che sta arrivando il barone nero. Rosabella, aprigli la porta, ma non dirgli qual è il regalo del cavaliere». Gobbolino sapeva che Rosabella avrebbe spifferato tutto, così scivolò dietro di lei e le bisbigliò all'orecchio: «Se dici una sola parola al barone, ti trasformerò in un omino di marzapane e il drago ti mangerà». Il barone bussava alla porta prepotentemente. Rosabella gli aprì, ma non gli disse una parola sul regalo del cavaliere. Così il barone salì le scale di pessimo umore, perché fino a quel momento non gli era mai mancato l'appoggio di Rosabella. «Immagino che il cavaliere ti abbia regalato una coppia di piccioni, no?» disse alla dama. «Oh, povera me, no! E se non indovini nei prossimi due giorni sposerò lui e non te». Al cader della notte, dama Alice tirò fuori la sua arpa e si mise a suonare delle melodie così tristi che alla fine scoppiò in lacrime. «Oh, Gobbolino, che ne sarà di me? Ora mi toccherà sposare il cavaliere e invece io non voglio sposare nessuno dei due. Sono innamorata di un giovane nobile signore, ma è andato in guerra e adesso mio padre si è messo in testa che devo sposare uno di questi due stupidi. Che devo fare?» Il giorno dopo
Il barone arrivò con 5 monete d'oro per Rosabella, ma nonostante ciò, lei non volle dirgli quale fosse il regalo del cavaliere. «Oh, non posso!» singhiozzò. «Non oso! Il regalo mi trasformerebbe in un omino di marzapane e mi graffierebbe con le sue zampette!» «È un gatto!» gridò furbissimo il barone. «È il gatto di una strega!» Proprio in quel momento arrivò il cavaliere. Entrambi i pretendenti corsero su per le scale mentre Rosabella singhiozzava dietro di loro. «È il gatto di una strega!» urlò il barone. «Te l'ha detto Rosabella!» strillò il cavaliere. «Ci stregherà tutti!» minacciò il barone giungendo in cima alla torre. «Chiedo la vostra mano, dama Alice!» esclamò il cavaliere, ma prima che lei potesse rispondere, il barone sfoderò la spada. E un terribile combattimento ebbe inizio. In quel momento, uno squillo di tromba risuonò nella foresta. Un cavaliere e il suo destriero galoppavano verso la torre. «È il mio giovane signore!» esclamò Dama Alice, slanciandosi giù per le scale. Rosabella la seguì, scavalcò il drago e corse a casa singhiozzando. Dama Alice andò incontro al suo amato, che la sollevò e galoppò via con lei. Di sopra, intanto, il cavaliere e il barone stavano ancora lottando. Tutto quel baccano svegliò il vecchio drago. Lentamente srotolò la coda, si stiracchiò e la torre cominciò a oscillare. Quindi, con un tremendo sbadiglio, aprì la bocca e il ruggito che ne uscì fu assordante. Gobbolino ebbe appena il tempo di saltar fuori prima che la torre crollasse addosso al barone e al cavaliere, che seguitarono a combattere in mezzo alle rovine. «Sono stato un gatto di casa e un gatto da esposizione, un gatto di nave e adesso il gatto di un cavaliere. Quello che preferivo era essere un gatto di casa. Chissà se riuscirò a diventarlo un'altra volta». E trotterellando si allontanò dalla foresta in cerca di una nuova casa. Il leone e il topo. Un torrido pomeriggio, un leone stava sonnecchiando in una fresca grotta. Stava proprio per addormentarsi quando un topo gli passò rapidamente sul naso. Con un ruggito irato, il leone alzò una zampa e lo scaraventò per terra. «Come osi svegliarmi?» ringhiò. «Ti spiaccicherò seduta stante!» ti prego, risparmiami!» squittì il topo terrorizzato. «Se mi lasci andare, ti prometto che un giorno ti aiuterò!» «Questa sì che è buona! Ma come potrebbe uno sparuto topolino come te aiutare un leone grande e forte come me?» E il leone cominciò a ridere. Rise così tanto che alzò la zampa e il topo scappò. Alcuni giorni dopo, il leone si trovava a caccia nella giungla. Stava pensando alla sua prossima preda quando inciampò in una corda tesa sul sentiero. Un'enorme rete gli cadde addosso e per quanti sforzi facesse non riusciva a liberarsi. Più si dibatteva, si girava, si contorceva e si dimenava, più la rete si stringeva intorno a lui. Il leone cominciò a ruggire così forte che lo udirono tutti gli animali, anche quelli che erano lontani. Fra questi c'era il topolino, che stava rosicchiando un granellino di frumento. Ma non appena lo udì, si precipitò in suo aiuto. «Oh, potente leone!» squittì. «Se riesci a stare un po' fermo, io ti libererò!» Il leone era così estenuato che non poté fare altro che ubbidire.
Così se ne stette fermo fermo mentre il topo rosicchiava le corde della rete. Quando si rese conto di essere libero, non credeva ai suoi occhi. «Mi hai salvato la vita, topolino!» disse. «Non riderò mai più delle promesse di chi è più piccolo di me!» Il canale di Simone. «Non andare vicino al canale!» diceva la mamma di Simone. Lo diceva 10 volte al giorno alle sorelle di Simone, Carlotta e Paola, che avevano il compito di badare a lui. Un giorno la mamma mise il golfino a Simone e lo pettinò. Poi ripeté alle ragazze: «Ricordatevi di stare lontane dal canale!» Simone non sapeva cosa fosse un canale. E come poteva saperlo, se non ne aveva mai visto uno? Si immaginava che fosse un mostro grosso e spaventoso che viveva nascosto in una tana vicino al mulino della corrente. A volte lo sentiva perfino ruggire. E una sera, scura e ventosa, lo aveva sentito arrivare galoppando giù per il sentiero verso casa loro, affamato e furioso. Meno male che la porta era chiusa e le tende tirate. Un giorno Paola e Carlotta portarono Simone in biblioteca. «Possiamo dare un libro anche a Simone?» disse Carlotta. «Ma se non sa leggere?» «Sì, ma può guardare le figure.» «Che libro vuoi, Simone?» «Un libro che parli di un canale.» «Ma no!» disse Carlotta. «C'è un solo libro che parla di canali ed è noiosissimo, non ti piacerebbe.» «Ecco qualcosa che piacerà a Simone!» disse Paola. Sulla copertina del libro era disegnato un grande drago verde che volava su un fiume. «È un canale quello?» chiese Simone. «Beh, pressappoco gli assomiglia», rispose Paola, pensando che Simone parlasse del fiume disegnato sulla copertina. «Ma tu sei proprio fissato col canale!» sbuffò Carlotta. Il giorno dopo arrivò dalla città la nonna di Simone per un periodo di vacanza. Alla nonna piaceva molto camminare per la campagna. «Usciremo tutti i giorni», disse a Simone. Quando Paola e Carlotta erano a scuola, la nonna e Simone si divertivano. Andavano nel parco, vagavano per il bosco e si arrampicavano sulla collina dietro la casa. Un giorno, all'ora di pranzo, la nonna annunciò che nel pomeriggio sarebbero andati a passeggiare verso il canale. Simone strabiliò, gli si rimescolò il pancino e non poté finire il suo budino di cioccolato. «Ma non hai paura, nonna?» «Paura di un povero vecchio canale? Direi proprio di no», disse la nonna. «Allora, dopo tutto, il mostro non è così spaventoso», pensò Simone. «Sta diventando vecchio e perde le forze.» Simone cominciò a provare pietà per lui. Nonna e bambino attraversarono i campi e arrivarono al mulino della corrente. Il mulino sorgeva in un punto del canale in cui le correnti d'acqua erano impetuose. Era proprio la forza di quell'acqua che faceva funzionare le sue pale. Simone, in compagnia della nonna, non aveva paura. «Ma dov'è il canale?» chiese curioso ed eccitato. «Ce l'hai davanti al naso», sorrise la nonna e glielo indicò con la punta dell'ombrello. «Oh!» disse Simone, che non vedeva che acqua. Poi capì. Il mostro era invisibile. Lui li poteva vedere, ma loro non potevano vedere lui. Il mostro stava canticchiando tranquillamente fra sé e sé, ma non cercava di fare loro del male. Era vecchio. Quando furono tornati a casa, Simone disse: «Comunque non lo acchiapperanno mai.» «Acchiappare cosa, caro?» «Il canale.» Paola e Carlotta ridacchiarono. «Ma non è buffo, mamma? A chi salterebbe in mente di acchiappare un canale?» «Meno male»,
pensò Simone. Nessuno vuole acchiappare il canale e lui non vuole acchiappare noi. Ah, vorrei ancora un pezzo di torta per piacere, concluse sollevato. Hänsel e Gretel. Sul limitare di una foresta fitta e scura viveva un tagliaboschi con i suoi due bambini, Hänsel e Gretel. Dopo la morte della prima moglie, il taglialegna si era risposato di nuovo, ma la nuova moglie era sgarbata e non voleva bene a Hänsel e Gretel. Ogni giorno il taglialegna andava nel bosco a spaccare la legna. Lavorava duramente, ma malgrado ciò non riusciva a mettere insieme abbastanza denaro per mantenere la sua famiglia. Una sera, quando Hänsel e Gretel erano già andati a letto, il taglialegna disse alla moglie: «Cosa daremo da mangiare ai bambini domani? Non abbiamo più cibo nella dispensa». «No, non possiamo più permetterci di nutrire quei mangiapane ad ufo», sbottò lei aspramente. «Non abbiamo soldi e loro sono giovani e forti. Dovranno imparare ad arrangiarsi da soli. Domani li porteremo nel folto della foresta e li lasceremo lì». Il taglialegna alzò le mani con orrore. «I miei bambini soli nella foresta? Ma se li mangeranno gli orsi?» «Beh, io non li posso proprio più nutrire. Devono andarsene ad ogni costo», rispose la moglie arrabbiata. Il taglialegna discusse a lungo con la moglie, ma lei aveva un carattere così forte e quando era in collera era così terribile che alla fine lui si piegò al suo volere. Intanto di sopra i ragazzi si erano svegliati al suono delle voci alterate e avevano sentito la matrigna ribadire la sua intenzione di abbandonarli nella foresta. Gretel cominciò a piangere, ma Hänsel bisbigliò: «Non temere, anch'io ho il mio piano». A notte fonda, quando tutti dormivano, Hänsel scese silenziosamente le scale, aprì la porta della cucina e uscì in giardino. Là, intorno alle aiuole, centinaia di sassolini bianchi spiccavano sopra la terra bruna e scintillavano sotto la luna. Hänsel si riempì rapidamente le tasche di sassolini e ritornò a letto. Al mattino la matrigna li chiamò. «Venite, oggi andremo tutti insieme nella foresta», disse. «Voi giocherete e io aiuterò vostro padre a raccogliere la legna. Che ve ne pare?» Hänsel e Gretel non risposero, ma seguirono i loro genitori nella foresta. «Sbrigati, Hänsel!» gridò la matrigna. «Perché sei così lento?» Ma Hänsel continuò ad indugiare dietro di loro con le mani in tasca e ogni volta che la matrigna si voltava, lui faceva cadere per terra un sassolino bianco. Alla fine, dopo molte giravolte per il bosco, i grandi si fermarono. «Hänsel, Gretel, poveri bimbi, siete sicuramente stanchi di tanto camminare. Sedetevi e riposatevi. Ecco del pane per il pranzo. Aspettateci qui finché noi torneremo a prendervi». I ragazzi, dopo aver mangiato il pane e dopo aver giocato, si addormentarono sotto gli alberi. Quando si svegliarono, era quasi buio ed erano ancora soli. «Ci hanno abbandonato», singhiozzò Gretel. «Non riusciremo mai a tornare a casa e gli orsi ci mangeranno». Ma Hänsel le fece vedere la traccia di sassolini bianchi che aveva sparso lungo il cammino, prese Gretel per mano e insieme seguirono la traccia dei sassolini fino a raggiungere la loro casa. Quando bussarono alla porta, il padre aprì e li abbracciò stretti, felice che il trucco escogitato dalla crudele matrigna fosse fallito. Ma la matrigna li squadrò con rabbia e li spedì a letto. «Non serve a niente fare tante moine», disse al taglialegna. «Domani dobbiamo perderli nella foresta ed essere sicuri che non ritroveranno la strada». Di sopra i ragazzi erano ancora svegli e udirono le cattive parole della matrigna. Hänsel giacque sveglio fino a che tutti si addormentarono e ancora una volta scese le scale per andare a prendere i sassolini. Ma la porta era chiusa a chiave. «Povero Hänsel», tornò a letto e rimase sveglio a pensare sul da farsi. «Svegliatevi»,
ordinò la matrigna il mattino seguente. Andiamo di nuovo a passare la giornata nella foresta. Tu, Hänsel, porta il pane per la colazione. Come il giorno prima, Hänsel indugiava per la strada dietro gli altri e quando i genitori erano voltati, sbriciolava la pagnotta e lasciava cadere le briciole dietro di sé. «Forza, Hänsel!» gridò la matrigna. «Perché sei sempre così lento?» Dopo una lunga camminata, arrivarono nel cuore della foresta. «Ora sedetevi qui e mangiate il vostro pane, mentre noi andiamo a raccogliere la legna!» Erano così stanchi che si addormentarono subito. Quando si svegliarono, era già buio ed erano soli. Ma questa volta Gretel non pianse. «Dov'è la traccia, Hänsel?» chiese. «Come hai fatto a segnare il cammino questa volta?» E sebbene cercassero e cercassero, non poterono trovare nessuna delle molliche che Hänsel aveva lasciato cadere. Gli uccelli se le erano mangiate tutte. Soli, nel cuore della foresta, i due fratelli si strinsero l'uno all'altra. Col cader della notte, una spessa crosta di brina si formò sul suolo della foresta. Hänsel e Gretel si rannicchiarono ai piedi di un albero, mentre gli uccellini li osservavano dall'alto. «Ci siamo mangiati tutte le briciole dei ragazzi!» cantavano tristemente. «Ora loro hanno freddo per colpa nostra!» E uno per uno gli uccellini presero delle foglie nel becco e le fecero cadere su Hänsel e Gretel che dormivano sotto l'albero, formando una coperta verde tiepida. Quando si svegliarono il mattino dopo, Hänsel e Gretel vagarono per la foresta finché arrivarono a uno spiazzo erboso fra gli alberi. Si fermarono stupefatti, perché là, proprio nel mezzo, c'era una casetta meravigliosa tutta fatta di dolci. Aveva le pareti di biscotto, le finestre di zucchero luccicante e il tetto di cioccolato odorosa. Hänsel e Gretel erano così affamati che corsero verso la casetta e si misero a staccare pezzettini di tegole di cioccolata e davanzali di zucchero per mangiarseli. Ma una vecchietta uscì zoppicando dalla porta. «Non mangiate la mia casa, bambini!» gracchiò. «Entrate e vi darò torte focaccine!» I due la seguirono e le raccontarono che avevano perso la strada di casa. Prima che avessero finito di raccontare, la vecchia aveva già posto davanti a loro due piatti di focaccine fumanti coperte di frutta e di panna. «Oh, grazie tante, signora!» disse Hänsel dopo un po', pulendosi la bocca. «Posso lavare i piatti ora?» «No, no, ragazzo!» disse la vecchia signora. «Ma se vuoi aiutarmi, puoi spazzare quella gabbia là nell'angolo!» Era una gabbia così grande che Hänsel c'entrò dentro con la scopa per spazzarla meglio, ma a un tratto, clang! La porta si chiuse dietro di lui e la vecchia strillò di gioia. «Ah, t'ho preso! Una strega, sì, sì, una strega, ecco quello che sono! La mia casa di biscotti è una trappola! E sai cosa prendo con la mia trappola? Dei bambini! La strega fece di Gretel la sua serva e la obbligò a spazzare, a strofinare e a pulire. Ma per Hänsel aveva in mente qualcos'altro. «Ti farò ingrassare, ragazzo, e poi uno di questi giorni ti arrostirò e ti mangerò!» Ogni giorno la strega si avvicinava alla gabbia di Hänsel e guardando dentro gli diceva: «Tira fuori un dito dalle sbarre, ragazzo!» E lo toccava per vedere se era diventato più grasso. Gretel, mentre stava spazzando la casa, si accorse che la strega ci vedeva poco. Allora si avvicinò alla gabbia di Hänsel e gli bisbigliò qualcosa. Quando la strega venne a chiedergli di tirare fuori il dito dalle sbarre, Hänsel le porse un ossicino di pollo da toccare. «Troppo magro! Troppo magro!» si lamentò. «Non sarai mai abbastanza grasso per fare un buon arrosto! Vorrà dire che ti bollirò!» Il giorno seguente la vecchia strega disse a Gretel: «Scalda un pentolone d'acqua sulla stufa, che voglio mettere a cuocere tuo fratello!»
La stufa è pronta, disse Gretel dopo un po'. Ma non so se l'acqua è abbastanza calda per lei. Ah, stupida ragazzina, sbottò la strega. Ma devo fare proprio tutto da me! Zoppicò fino alla stufa e si chinò per guardare dentro. Veloce come un lampo, Gretel le dette uno spintone, la fece rutolare dentro e chiuse lo sportello. Ci fu un puff di fumo rosso. Ma Gretel, occupata a liberare Hansel dalla gabbia, non se ne accorse nemmeno. Andiamocene da questa orribile foresta, gridò, e non torniamoci mai più. Aspetta, disse Hansel, non possiamo tornare a casa a mani vuote. Il babbo non ha abbastanza soldi per darci da mangiare, dobbiamo portare qualcosa. Allora costruirono una slitta con la cioccolata del tetto, poi la riempirono con pezzi delle pareti di biscotto e con le finestre di zucchero filato, con la balaustra di canditi e con le seggiole di croccante. Dopodiché trascinarono la slitta attraverso la foresta e alla fine trovarono la strada di casa. Mentre si avvicinavano alla loro casetta, videro il taglialegna che stava sulla porta. La sua pessima moglie era scappata con un ricco mercante di legname e lui si sentiva tanto solo senza i suoi ragazzi. Quando vide Hansel e Gretel fu sopraffatto dalla gioia e non la smetteva più di stringerli. Tutti insieme portarono la slitta di cioccolata in città e vendettero i dolci alla gente del posto e portarono a casa tanti soldi da non dover soffrire la fame mai più. Aldo in Arcadia. Una mattina, mentre faceva colazione, Aldo sentì bussare alla sua porta. Il re vuole vederti, Aldo. Per meglio dire, vuole vedere l'aspirapolvere. Cirillo, il tuo aspirapolvere vola. Ma va, è già molto se pulisce i tappeti, Leo. Buongiorno, maestà. Ho sentito parlare di te. Mi piacerebbe volare. Immagino che... devo cavalcarlo, vero? Proprio così, maestà. Vola! Ehi, ma dico! Attento! Ce l'ha anche forte, maestà! Poveri noi! Aiuto! Aiuto! Stiamo precipitando nel fossato! Nessuno mi ha mai insultato così. Arrestateli! Vieni qui, birbone! Schiafferò in galera anche te! Chissà quanto tempo dovremo rimanere qui. Ehi, un momento! Arriva qualcuno! Non temete, quando il re si sarà calmato vi tirerò fuori. Per ora, papà è ancora furibondo. Ci dispiace veramente, Aldo. Ci siamo resi conto che è stato un incidente. Il fatto è che mi piacerebbe veramente volare. Beh, forse lo zio Emo ci può aiutare. Bisogna che ci rifletta bene, ma sì, credo di aver trovato la soluzione. Accidenti! Cosa sta succedendo? Lo zio mi ha fatto comparire dei dolci magici. Maestà, quando volete volare, prendete una di queste caramelle. L'effetto dura un'ora. Non mi resta che provare. Oh, volo! Guarda, papà sta decollando da solo.
Per i servigi resi al regno di Arcadia, vi nomino Cavalier Aldo e Cavalier Zio Emo. Il re trascorse il resto della giornata levitando beatamente fra le nuvole del suo reame. Il figlio del sole. C'è una vecchia leggenda che narra la storia di un uomo e di sua moglie. L'uomo e la donna vivevano su un'isoletta deserta della costa occidentale del Canada e si sentivano molto soli perché non avevano figli. Una sera, in cui il cielo aveva preso il colore delle piume di un gabbiano, la giovane donna sedeva tutta sola sulla spiaggia, guardando l'acqua. Ah, se avessi dei bambini, potrei giocare con loro sulla spiaggia e non soffrirei per questa solitudine, disse. Poco distante, un Martin pescatore si stava tuffando nel fiume. Oh, Martin pescatore, disse la giovane, potessi anch'io avere dei piccoli come te. Con suo grande stupore, il Martin pescatore rispose, guarda dentro le conchiglie, guarda dentro le conchiglie. La sera dopo, quando suo marito era fuori a pesca, la donna si sedette di nuovo sulla spiaggia guardando verso il mare. Vide un gabbiano che svolazzava su e giù sfiorando le onde con la sua nidiata. Oh gabbiano, sospirò la donna, potessi avere dei piccoli come te. E il gabbiano replicò, guarda dentro le conchiglie, vai a guardare dentro le conchiglie. A un tratto la donna udì un pianto che veniva da una grossa conchiglia abbandonata sulla spiaggia. La raccolse e vide che dentro c'era un minuscolo bambino che piangeva con quanto fiato aveva in gola. Lo portò a casa e si prese amorosamente cura di lui. Con l'andar del tempo divenne un ragazzo grande e forte. Un giorno il ragazzo disse alla giovane donna, voglio che tu mi faccia un arco con quel braccialetto di rame che porti al braccio. La donna sorrise e per farlo contento fece un piccolo arco e due piccole frecce. Il giorno dopo il ragazzo andò a caccia con il suo arco nuovo e così fece ogni giorno portando oche, anatre e uccelli marini di tutti i generi. Crescendo, il viso del ragazzo prese un intenso colore dorato, più brillante del suo piccolo arco. E quando lui stava seduto sulla spiaggia, il mare era sempre calmo e strane luci chiare giocavano sulle acque. Un giorno si scatenò una tempesta e il mare era così agitato che il pescatore non poté uscire con la sua barca. Dopo pochi giorni, lui, sua moglie e il ragazzo non avevano più pesce per nutrirsi. Allora il ragazzo disse, padre, lasciami uscire con te in barca e io sconfiggerò lo spirito della tempesta. L'uomo non voleva andare in barca con quel mare così agitato, ma il ragazzo insisté tanto che alla fine acconsentì. Insieme si diressero verso il mare in tempesta. Non avevano fatto molto cammino quando incontrarono lo spirito della tempesta che arrivava da sud-est, dove vivono i grandi venti. Sballottando la barchetta da una parte e dall'altra, lo spirito della tempesta soffiava e soffiava come un mostro selvaggio, ma malgrado ciò non riusciva a rovesciare la barchetta. Il ragazzo la guidò attraverso le onde e subito il mare si calmò intorno a loro. Allora lo spirito della tempesta chiamò in aiuto il suo amico Bruma del mare. Sapeva che se Bruma fosse arrivato, il ragazzo e suo padre si sarebbero persi. Quando l'uomo vide Bruma del mare stendersi sull'acqua, si spaventò a morte. Aveva più paura di Bruma del mare che di qualunque altro spirito. Il ragazzo disse, non temere, non ti farà niente finché ci sono io. Quando Bruma del mare vide il ragazzo sorridente seduto al comando della barca, svanì rapidamente come era venuto.
lo spirito della tempesta non poteva fare altro. Perciò irato si allontanò in tutta fretta e sul mare regnò di nuovo la calma. Mentre tornavano a casa, il ragazzo insegnò a suo padre una canzone magica per incantare i pesci. A quel canto i pesci saltavano da soli dentro le reti e a sera la barca era colma fino all'orlo. «Dimmi il segreto del tuo potere», chiese il padre. «Ancora non te lo posso svelare», replicò il ragazzo. E il giorno dopo andò di nuovo a caccia con il suo arco e le sue frecce e tornò con parecchi uccelli. Una volta arrivato a casa, li scuoiò e mise le pelli a seccare all'aria. Poi si coprì con la pelle di un piviere e volò via sopra il mare. Sotto di lui il mare assunse una tinta grigia come le sue ali. Dopo aver volato tutto intorno all'isola, tornò giù. Si tolse la pelle di piviere, si coprì con le piume della ghiandaia blu e di nuovo si librò in volo. Il mare sotto di lui divenne immediatamente blu come le sue ali. Volò di nuovo tutto intorno all'isola e poi ritornò sulla spiaggia. Questa volta indossò le piume del pettirosso, che sul petto sfumavano da un colore rosso a un giallo dorato. Quando volò sul mare, le onde sotto di lui riflettevano il colore del fuoco. Bagliori chiari illuminavano il cielo che a occidente risplendeva di un colore rosso dorato. Quando tornò sulla spiaggia, il ragazzo disse a sua madre: «Io sono il figlio del sole. Ora bisogna che vada. Lascerò l'isola per sempre, ma apparirò alla tua vista laggiù, nel cielo, verso occidente, al tramonto. Quando vedrai verso sera che il cielo e il mare assumono il colore dorato del mio viso, allora saprai che il giorno dopo farà bel tempo e che non ci sarà né vento né temporale. E anche se devo lasciarti, ti darò dei poteri straordinari. Indossa questa veste magica e se tu avessi bisogno di me, me lo farai sapere inviandomi dei piccoli segnali bianchi in modo che io possa vederli dalla mia casa laggiù a occidente». Il ragazzo donò alla madre la veste magica e volò via a occidente, lasciando il pescatore e sua moglie pieni di tristezza. Ora, quando la donna siede sulla sabbia e allenta la sua veste magica, il vento comincia a soffiare e il mare si ingrossa, e più lei la allenta, più infuria l'uragano. Ma in autunno, quando la bruma arriva dal mare e il cielo serotino è opaco, allora si ricorda della promessa del ragazzo. Prende in mano le lievi piume bianche che gli uccelli hanno sul petto e le lancia nel vento. Trasformate in fiocchi di neve, volano verso occidente per dire al ragazzo che il mondo è grigio e solitario e che desidera vedere di nuovo il suo volto dorato. Allora, appena il sole risplende, anche il ragazzo appare e il cielo si infiamma e il mare scintilla di una luce dorata. E la gente della terra sa che non vi sarà vento il giorno dopo e che il tempo sarà bello. Come promise il figlio del sole, tanto tempo fa.